Quando mi chiedono come sia iniziato tutto, io racconto sempre che tutto è cominciato quando siamo andati ai giardini botanici. Eravamo io e due miei amici. Di chi fu l'idea di visitare la stazione abbandonata? Chi ha convinto gli altri ad andare? Dico sempre che non ricordo. E mento sempre. Nessuno può sapere la verità, quindi non è un rischio. Entrambi i miei amici ora sono morti. L'enorme portello stagno tremò e si spalancò con un forte stridio, aprendo a noi la strada per l'inferno e ai demoni quella per la metro. Ma in realtà, tutto cominciò il giorno in cui mamma disse che saremmo andati ai giardini botanici e avremmo preso la metro. Ricordo che salimmo su una breve scala mobile che portava alla superficie e uscimmo in uno spazioso padiglione di vetro. C'era una strada avvolta nel verde. Ricordo le piccole nuvole che scivolavano in un cielo infinito e la brezza fredda sul mio viso. Mamma mi comprò un gelato. È stata l'ultima volta che ne ho assaggiato uno. Quel giorno l'umanità fu giustiziata. I giusti e i peccatori vennero chiamati a rispondere delle loro opere. Noi ci nascondemmo dallo sguardo divino nella metro e fummo salvati dalla sua furia. A quanto pare, farci uscire da là non valeva la fatica. Poi il supremo giudice se ne andò per la sua strada, o forse morì, mentre noi restammo su questa terra sfruttata e consunta, continuando per la nostra strada, che non portava da nessuna parte. Mi ricordo così tante cose inutili, ma non ricordo la cosa più importante. Il volto di mamma. Morì poco dopo l'inizio della guerra. Tutto quello che mi rimane di lei è quel giorno ai giardini. Come avrei voluto riuscire a ricordare il suo volto, il modo in cui mi guardava, il modo in cui mi sussurrava che non c'era nulla da temere. Avrei venduto l'anima solo per ricordarmelo. L'avrei fatto in qualsiasi momento. E lo feci. Bentornati ragazzi, io sono Leo. Questo è Metro Last Light e continuiamo oggi una storia che abbiamo terminato poco fa. Metro 2033 mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente divertente giocarlo. Questo gioco, esattamente come Metro 2033, sarà particolare, molto particolare. Artyom non è più il ragazzetto che stava nella metro e che si accontentava di qualsiasi cosa accadesse nella propria metro. Artyom ha dei ricordi da bambino, stava con due suoi amici. È successo qualcosa lì e li ha sulla coscienza, ma la cosa che gli pesa di più è il fatto che non ricorda più il volto di sua madre. Artyom sicuramente è cambiato dopo quello che è successo. Ora sono curioso di vedere che cosa farà. Qui ragazzi, per quanto riguarda la difficoltà, gli sviluppatori si sono abbastanza sbizzarriti. Con Ranger si disabilita anche l'interfaccia, quindi vorrei andare solo su difficile. Tutto sarà molto pericoloso, complicato, questo è vero, però rispecchierà molto la difficoltà che dovrebbe vivere un sopravvissuto in quel mondo. I tetri arrivarono molto tempo dopo. Venivano dai giardini. I tetri, enormi, molto più alti di qualsiasi essere umano, creature da incubo. Inquietanti come un uomo trasformato nel suo opposto. Mostri nati per distruggerci. Si diceva che fossero incredibilmente forti e votati al male, che con le loro zampe potessero fare a pezzi un uomo armato. Erano tutte bugie. Ma la verità era perfino peggiore. Ha descritto quella che era la paura fino ad ora. Tutti quanti conoscevano i tetri come creature pericolose. A quanto pare, poche persone riuscivano a salvarsi da un incontro effettivo con i tetri. Però perché Artyom ha detto che la verità poteva essere anche peggiore? Una volta vivevo qui vicino. Prima della guerra, intendo. Lassù. Ero sul treno quando è successo. Ho provato a chiamare la mia famiglia,
ma non ci sono riuscito. Cosa? Cosa è successo? Marta! Merda! Merda! Che sta succedendo? Oddio! Svegliati, Artyom. Sono io, Khan. Incubi, eh? Non c'è da stupirsi dopo tutto quello che è passato. Senti, ho delle notizie incredibili. Un paio di giorni fa ero alle rovine dell'alveare dei Tetri e ne ho visto uno ancora vivo. Sono venuto subito a cercarti, visto che sei tu quello che avevano cercato di contattare prima che gli lanciasse addosso il missile. Khan! Come diavolo sei arrivato qui? Vattene subito! Sì, Ullman, solo un momento. Se uno dei Tetri è sopravvissuto, è fondamentale che cerchi di parlargli, Artyom. So che, come membro dell'ordine, devi obbedire a Miller, ma bisogna convincerlo ad autorizzare questa missione. Khan, ti ho detto di andartene. Questa base è segreta. Non dovresti nemmeno essere qui. Ti accompagno dal colonnello Miller. Seguimi, Artyom. Preparati, Artyom. Ti aspetto all'uscita. Muoviti, trombone. Sai, conoscevo un fumatore. Passò l'ultimo anno della sua vita a mangiare, bere e respirare attraverso un buchino nella gola. Ma avete visto quello che è successo? Lì era solo un tetro che molto probabilmente ha preso possesso della mente di uno dei ragazzi che stavano lì nella metro, e quello è impazzito. Giustamente tu vedi tanti tetri che si avvicinano ai tuoi amici e che li prendono. Tu provi a sparare al tetro, ma in quel momento il tetro non è più presente lì. I tuoi amici diventano Nosalis, perché è quello che è successo. Noi abbiamo sparato i nostri amici. Uno ha tentato di fermarci, ci ha colpito e noi col coltello abbiamo provato ad ucciderlo, ma come se fosse un Nosalis. Era pura sopravvivenza, ma non c'era nessun Nosalis, nulla di nulla, era solo un tetro che si è impadronito della mente di qualcuno. Quindi effettivamente i tetri sono molto pericolosi per quello che sanno fare. Artyom ha solo sognato quello che poteva succedere? Forse è successo davvero? Era quella la verità? Solite cartoline, Artyom è pieno di cartoline. A quanto pare siamo diventati Ranger, quindi ci siamo solo trasferiti qui. Khan però ha detto che dove abbiamo bombardato c'era un tetro, ancora in vita. Potrebbe essere che il sogno che abbiamo fatto adesso è collegato al tetro ancora in vita? Vuole perseguitarci? Abbiamo già rincontrato Khan, Ullman. Facciamo parte dei Ranger e quindi sottostiamo a quello che Miller decide. La costruzione iniziò ai tempi di Stalin e proseguì fino a... Privet! Artyom! Artyom è tra quelli che hanno scoperto il T6. Gli hanno dato un distintivo da Ranger seduta stante. Buon per lui! Io ho dovuto farmi 2 anni da cadetto prima che mi accettassero nell'ordine. Beh, comunque, che stavamo dicendo? Abbiamo visto pure più cose di te, pure gli altri della meta. Per me ogni ricognizione all'esterno potrebbe essere l'ultima. Hai sentito che è successo al gruppo di Romanov? Romanov? Pensavo fosse ancora in ospedale dall'attacco alla grande biblioteca. Dimesso la settimana scorsa. In pratica hanno spedito la sua squadra alla base nella chiesa, attraverso le paludi. E Romanov è stato l'unico a tornare vivo. Ma scherzi? E il resto del gruppo è stato spazzato via? Le paludi non sono pericolose.
Basta cercare i segnali e le bandiere e seguirli per non annegare. È un gioco da ragazzi. Beh, ok. I gamberi sono una gran rottura, ma andiamo. Cosa può aver eliminato un'intera squadra? Non ne ho idea. Hanno trovato Romanov in chiesa. Era da solo, seduto sul pavimento a pregare. Da allora non ha più mangiato né interagito con altri. Parla solo a Dio. Speriamo che Romanov non si aspetti una risposta. Avanti, ancora 5 serie di 30. Guarda quelle due reclute, patetiche. Ci credo che il colonnello abbia doppiato il tempo di addestramento. Dritta quella schiena! Ho sentito di quello che hai fatto. Rispetto, amico. Corre voce che alle paludi ci siano dei problemi, anche più grossi dei tetri. Gira al largo. Hai organizzato una grigliata fantastica con quei tetri. Loro ci scherzano sopra, ma abbiamo sterminato davvero una specie. Ciao Artyom, benvenuto all'armeria. So che sei diventato un ranger e dovremmo bere qualcosa per festeggiare. Prima di tutto però, equipaggiamoti a dovere. Ma andiamo con ordine, ti servirà una maschera antigas. Non puoi venire via in superficie senza maschera antigas. Sono passati 20 anni, ma le radiazioni in alcuni posti fanno ancora bollire l'acqua. Ci sono tutti caldi anche giù della metro. Non dimenticarti i filtri per la maschera. Certo, dannati. Bella anche senza, ma credimi, i filtri fanno molto bene alla tua salute. E ora i medikit. Beh, che dire, è tutto quello che ti serve per sopravvivere in una bellissima custodia arancione. Ecco la tua paga mensile anticipata. Ricorda, la tua paga è i proiettili di grado militare. Puoi spararli normalmente per infliggere qualche danno in più, ma la scelta più saggia è scambiarli con armi, modifiche, munizioni normali ed equipaggiamento dai mercanti in giro per la metro. Giusto. A quanto pare i Ranger hanno allestito una nuova base, non è più la chiesa. Sono un po' di più, sono anche un po' più convinti di riuscire a sopravvivere a quanto pare. Non so se stiamo in superficie, ma siamo pieni di armi, come vedete. Non è come all'inizio di Metro 2033 che non avevamo nulla. Sinceramente vorrei riprendere bene o male le stesse armi che avevo lasciato a fine di Metro 2033. Questo qui è il fucile da cecchino, teoricamente. Prova a mirare al centro del pezzo del bersaglio. Ecco, ora spara al bersaglio corazzato. Vedi la differenza? Servono più proiettili quell'armatura. Nota le scintille. Sarà un bersaglio trattato. Prova un colpo alla testa. Quello è un colpo critico. Hai notato la differenza? Hai imparato le basi. Ora puoi scegliere le armi. Io mi prendo le munizioni e me ne vado, ciccio. Non c'ho tempo da perdere. Avete sentito gli ordini? Non dovete rivelare a nessuno nella metro che il D6 è stato trovato. Il colonnello dice che qualcuno ha già vuotato il sacco. Nelle stazioni girano parecchie voci sulla più assurda dell'anno. Già! Vivo per superare macchinari segreti! E altri sostengono che qualcuno sia una radio abbastanza potente da contattare bunker in Siberia, dove si sono rifugiati il presidente e il governo. Robe da pazzi. Controllare il bersaglio! Qui ci beccheremo di certo un sacco di radiazione. Ma che, la base è sicura. Quantomeno la nostra parte. L'hanno controllata. Ieri il comandante e io abbiamo controllato le porte. Molte sono sigillate, qualcuna saldata, e ce ne sono un paio che sembra siano state chiuse dall'interno. E allora? E allora ci sarà della roba radioattiva dietro. Fa abbastanza caldo da cuocere. Non mi ricordo l'ultima volta che ho mangiato un uovo. Senti, c'è un reattore, giusto? All'altro lato della struttura. Non sono certo che siamo al sicuro qui. Forse questo posto non è stato progettato esattamente come rifugio. E come cosa, allora? Dai, non so, ma le porte sigillate le lascerei stare. Ieri ero di servizio alla sala operativa e ho sentito qualcosa. Credo che stiano per succedere molte cose. I rossi si stanno mobilitando. Hanno reclutato vecchi e bambini e li hanno mandati ai campi di addestramento. Fidati, la guerra sta arrivando. E contro chi combatteranno? I soliti sospetti, probabilmente. Gli imperialisti. La
proposito, le nostre sentinelle in superficie hanno avvistato tre drappelli di ricognizione di stalker imperialisti. Avendo sbloccato, diciamo, il D6, avendo ispezionato il D6 e reso, diciamo, protetto il D6, e vivibile soprattutto il D6, hanno trovato da mangiare, hanno trovato munizioni, hanno trovato tanta roba. Infatti, come vedete, abbiamo molte più armi. Questa cosa però non la possono dire a tutti, perché potrebbero letteralmente impazzire. Tra l'altro ci sono ancora rossi e imperialisti che si cacciano a vicenda, però potremmo finire in guerra con persone che vogliono impadronirsi del D6. Arrivare qui significherebbe avere da mangiare, avere un luogo in superficie protetto. Significherebbe sopravvivere in modo diverso e non in un luogo buio sottoterra. Non badare a questo pagliaccio, Alex. Aprite i cancelli. Hai sentito degli snizzi? Di che parli? Apri la Chiedi porta alle guardie al laboratorio. Codice 44. Merda. Capito? Che ha fatto? Bene, andiamo. Le tombe degli antichi re venivano riempite di tutto ciò che si pensava potesse tornargli utile nell'aldilà. Armi, oro, carri. Sacrificavano persino mogli e schiavi affinché li servissero anche da morti. È a questo che mi fa pensare il bunker. Piantalo con queste cazzate. Qui, ragazzi, c'eravamo stati. I sono come quelli portati da un conquistatore nella tomba. Freddo acciaio, testrieri selvaggi e tesori incalcolabili. Ovviamente i razziatori di tombe morivano sempre in modo orribile, uccisi da demoni o fantasmi, dalla propria avidità. La vuoi smettere o no, Khan? Ehi, ho sentito che Lesnitsky ha combinato qualcosa. Cos'è successo? Nessuno lo sa. Lesnitsky era al laboratorio. Al turno successivo la porta era aperta e il laboratorio saccheggiato. Lesnitsky era scomparso. Merda. Allora, che c'è là dentro? Armi chimiche. Forse anche altro. È tutto quello che so. Maledizione. Il colonnello mi farà passare un brutto quarto d'ora per colpa di Lesnitsky. Mi ficcherà un attizzatoio incandescente dritto in mezzo all'anima, se ne avessi ancora una. Bene, andiamo. È vero che controlliamo il D6, ma qua giù c'è praticamente una metropoli, con tutti questi bunker, anfratti e uscite. Comunque, è la base che l'ordine sognava di trovare. I ragazzi sono appena tornati dalla loro. Dicono che l'Ansa sta rafforzando i posti di guardia lungo tutta la linea. Miller ha ordinato di radunare tutti gli uomini qui alla base. Ehi, qualcuno sa cos'è questo casino? Perché tutte queste convocazioni? Herman, portali da Miller. Li ha mandati a chiamare. Sì, signore. Bene, entrate. Io vi aspetto qui. Parlerò con Miller dopo che ve ne sarete andati. Il gioco, ragazzi, graficamente si è evoluto un po'. È stato forse lo sbaglio più grande nella storia dell'umanità. Magari non avevano intenzione di farci del male, ma volevano solo comunicare. Forse il forte dolore e la perdita di coscienza di cui soffrivamo in loro presenza volevano solo dire che eravamo incompatibili, macchine dai circuiti diversi. Ma per qualche motivo, Artio, tu hai dei circuiti in comune con loro. Hai un collegamento con i Tetri. Sì, della gente è morta all'Expo, la tua stazione d'origine. È probabile che anche Hunter, il migliore dell'ordine, sia morto. E questo è quello che ti avevo insegnato. Se non combattiamo per sopravvivere, in questo mondo nuovo verremo divorati. È la legge dell'evoluzione. Ma dubito che le vecchie leggi valgano ancora. Stiamo ripercorrendo una strada che abbiamo già passato qui, eh. Tutta quanta questa sala era la sala in cui abbiamo preso i dati per far partire i missili. Abbiamo anche percorso la stessa struttura praticamente in cui si era stabilito quel mostro che rilasciava delle palle, delle cose strane che esplodevano acido. Ma adesso ricontrolliamo tutto e siamo solo una parte di tutte le persone che si trovano sotto la metro. Nella metro, delle persone che si sono salvate, teoricamente in tutto il mondo, da quello che hanno sempre pensato le persone che appunto vivono
nella metro, più o meno sono rimasti in 150.000 totali. Di sicuro ci saranno altre persone che si sono salvate, probabilmente proprio come ci siamo salvati noi. Però al momento questa è la base più organizzata tra tutte. Dopo quello che è successo con i Ranger e con quello che abbiamo fatto noi, siamo riusciti ad impadronirci di nuovo di tutto questo. Però Khan ci ha fatto riflettere. E gli stessi Tetri avevano provato a parlare più volte con noi. Bene, Artyom. E lei, Khan, avete qualcosa da riferire? Sì, colonnello. Fate in fretta, allora. Ho individuato un tetro superstite ai giardini. Cosa? Una di quelle cose è ancora viva? Per fortuna, sì. Per fortuna? Khan, questa è pura follia! I tetri sono la minaccia più grave che l'ordine abbia mai dovuto affrontare! Colonnello, mi dia una possibilità. Un tetro da solo non costituirà una minaccia. Artyom ha un dono. Credo che sia capace di stabilire un contatto con quella creatura. Lo lasci venire con me. Va bene. Artyom, vai con Khan ai giardini e trova il tetro. Manderò un cecchino con voi. Il migliore che abbiamo. Anna. Sì, signore. E perché dovremmo aver bisogno di un cecchino? Per eliminare la creatura e finire il lavoro dell'ordine. Miller non può, è un assassino. Prendetelo! Idiota, no. Sta ripetendo lo stesso sbaglio. Abbiamo finito. Accompagnate Khan fuori di qui. Artyom, è la tua ultima possibilità di perdono per liberarti degli incubi. Quindi forse pure gli incubi sono legati al tetro? Khan, pare che si sia avvicinato troppo alla creatura e sia impazzito. Ascolta, Artyom. Completa la missione e torna subito qui. La guerra si avvicina e avrò bisogno che ogni Ranger sia al proprio posto. Ora vai. Allora, che stiamo aspettando? Sbrigati, coniglio. Intanto... Se è vero che il tetro ti può percepire, forse puoi farlo uscire allo scoperto in modo che Anna possa colpirlo. Ma fammi un favore. Non lasciare che ti entri in testa, o Anna si troverà con due bersagli. Capito? Ora sospettiamo che Lesnitsky fosse un agente dormiente, ma non abbiamo ancora verificato da chi prendesse ordini. Il vostro compito è di intercettarlo prima che consegni il contenitore rubato, capito? Sì, signore. Se Lesnitsky riuscisse a scappare col contenitore, l'intera metro sarebbe a rischio. Se non riuscite a prenderlo vivo, vedete di portarmi la sua testa. Sì, signore. Può andare. Di buono forse c'è solo lei. La prima donna che effettivamente vedo in missione dall'inizio di Metro, praticamente. Questa missione è a senso unico. Dobbiamo uccidere il tetro, praticamente. Noi ci dobbiamo avvicinare al tetro e il cecchino dovrà uccidere il tetro, perché giustamente, per quanto ne sa Miller, se ti avvicini ai tetri impazzisci. Potremmo diventare un secondo obiettivo per Anna. Anna è lei. E a me va benissimo, Sarà un'uscita un po' particolare. Khan è stato cacciato, praticamente. Giustamente Khan non fa parte dei Ranger, quindi... Era stato utile ai Ranger per ritrovarci. Perché sapeva dove eravamo andati, sapeva cosa volevamo fare. Anche in questo metro, Khan è l'unico a credere che i Tetri siano... più tranquilli di quello che sembra. A quanto pare noi stiamo lavorando qui fuori per proteggere comunque la metro. Forse è migliorata anche la situazione nelle metro? Potrebbe essere di sì. Ma da quello che sappiamo hanno rubato anche un'arma chimica che comunque stavano producendo qui, dato che il D6 è comunque una zona costruita appositamente per gestire armi. Qui di sicuro c'è tanta roba che i Ranger possono sfruttare. L'ordine può sfruttare. Ma adesso se i rossi o gli imperialisti dovessero avercela con noi, cercando di rubare armi a noi per usarle contro un'altra fazione, potrebbe essere un casino. Quindi stiamo rischiando la vita sia adesso che per quanto riguarda l'arma che hanno appena rubato nei laboratori. Potrebbero sfruttarla anche per distruggere direttamente il D6. Non stiamo parlando di caramelle, hanno rubato un'arma e qualcosa ci dovranno fare con quest'arma. Resta il fatto che noi un tetro lo avevamo ucciso
alla fine del gioco, alla fine di Metro 2033. E non siamo tanto impazziti. Certo, adesso stiamo facendo degli incubi. Incubi però magari legati a una coscienza sporca che ha Artyom. Salve Anna, salve. Non dirmi che credi a quelle stronzate sul fare pace con i tetri. Vorrei esserci stata io su quella torre per guardare il missile cadere e bruciarli nel loro nido. Dai, coniglio. Non vorrei mica lasciare che entrino nella metro o che ci striscino nel cervello per comandarci come animali. Forse dovremmo accoppiarci con loro, così i nostri figli potrebbero vivere in superficie e nutrirsi di radiazioni. Merda. Mai stringere la mano al diavolo. Allontanarsi dal cibo della piattaforma. La vedo parecchio aggressiva, però se quello che dicono è vero è anche il miglior cecchino che hanno. Beh, non c'è altro da fare. Andiamo. E si riparte. Solo un anno fa ero in cima alla torre della televisione e ho visto la pioggia di missili cadere sui giardini botanici, ridurre la carne in cenere e fondere metallo e vetro. Niente e nessuno poteva essere sopravvissuto a quell'inferno. Eppure Khan ci ha trovato uno dei tetri. Ora ho il compito di rintracciarlo, eliminarlo e finire quello che ho iniziato. È passato solo un anno, però questo tetro è rimasto da solo un anno. È pericolosa come cosa, perché un tetro potrebbe farci impazzire completamente. E abbiamo visto in quel sogno cosa potrebbe accadere. Praticamente Anna è contro il tetro e contro di noi. È ideale per questa missione. Sono curioso di vedere come si è evoluta la situazione fuori, perché noi stiamo tornando praticamente nella zona bombardata un anno prima. La situazione potrebbe essere peggiore, però lo vedremo nel prossimo video. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati qui con me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!